tragica ripartenza. Scandicci in un cantiere per il rifacimento di una facciata. Un operaio esperto precipita per cause in corso di accertamento da un ponteggio. L'altezza è di circa 15 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sguardi smarriti di anziani dai balconi mentre sotto fanno i rilievi. Un signore si avvicina, vi racconto come è morto Tito. Così si chiamava quel muratore cinquantenne, simpatico e preciso. Eravamo diventati amici dopo che quei ragazzi da mesi lavoravano alle facciate del palazzo, avevano da poco ripreso dopo il lockdown. Il pomeriggio quando in terrazza gli offrivo anche biscottini e caffè, per cui si parlava, diciamo, scendeva giù, siamo andati dal bar spesse volte a prendere il caffè. È toccato a lui, mentre rientrava con la nipotina in bicicletta, a correre dal suo amico dopo il volo mortale. Ho sentito un tonfo prima di come fosse caduto un pancale, era il pancale di ferro, e poi un tonfo. Mi sono girato, già che c'era un'altra gru qui a lavorare quel pezzo lì, pensavo fosse caduto un pezzo di ferro, qualche cosa. Mi sono girato e l'ho visto che stava giù. Sono andato vicino, respirava ancora, faceva dei respiri profondi, già che io ho fatto anche il 118 e che un po' ero esperto. Abbiamo chiamato l'ambulanza, poi è arrivato, gli ho dato anche una mano a metterlo sulla tavola per vedere, poi sono arrivati in medio il 118 e hanno accertato la morte. La bimba, che si trovava nel piazzale col nonno in quelle fasi concitate dell'incidente, chiede in continuazione, ma forse già immagina, e all'ospedale tesoro è l'unica risposta. Qui è rimasta scioccata, fa tutta la serata e mi chiede dove è andato quel signore.